La storia non è una finzione, la provvidenza ci parla anche attraverso gli eventi concreti, lo spirito soffia nell'economia e in tutte le sfere economiche della vita, le attività economiche e quelle che generano la vita. E anche nel soffio di un commerciante, della bottega di un artigiano. L'attività economica che uccide quella che fa vivere, si intrecciano in ogni luogo, ogni momento. Solo che sa entrare per amore della propria gente, vive di questo intreccio e serve l'economia e la vita, perché tutte le volte che demonizziamo l'economia la lasciamo in mano ai demoni. L'economia di Francesco lo sapeva, tutto questo, l'economia di Francesco lo sa. Matera, in una piccola regione, la Basilicata, che il mondo ha scoperto solo qualche anno fa. Nessuno conosceva dove fosse Matera. E adesso, grazie al turismo, la città si sta reinventando da una serie di povertà, perché la Basilicata appunto è una piccola regione incastonata in un sud che spesso viene dimenticato, in cui appunto è difficile emergere perché è difficile trovare un contesto in cui riuscire a crescere. Sei accettato, sei riconosciuto pari finché sei piccolo, finché stai sotto. E quando inizi ad allungare lo sguardo sei pericoloso. La cooperativa del Sicomoro in questo prova ad essere un cuneo che disarciona questa visione. Nel piccolo, nelle nostre piccole cose, però ci crediamo davvero, partendo dai giovani che qui sono e che qui decidono di ritornare, perché anche grazie ad imprese come la nostra, sono tante piccole imprese che qui stanno cercando di creare questo terreno fertile. Luca Iacone, presidente della cooperativa del Sicomoro. Dopo anni di lavoro a Ferrara, ha deciso con la famiglia di tornare a Matera. La cooperativa del Sicomoro ha 120 dipendenti e un fatturato di 5 milioni di euro. E ha 3 residenze per gli anziani. Qui c'è un pezzo, una rappresentanza di quello che rappresenta oggi la cooperativa Il Sicomoro per la città. Ci sono alcuni dei ragazzi immigrati che accogliamo nei nostri progetti, ci sono gli anziani delle case di riposo che gestiamo, ci sono i bambini che seguiamo nei loro compiti pomeridiani e nelle attività che abbiamo con loro, c'è Said con i pomodori che utilizza nel suo ristorante pane cotto, nato insieme alla cooperativa, c'è Kingsley che qui coltiva alcune spezie che serviranno poi per la sua azienda. Quest'orto è un po' il riassunto di tutto quello che il Sicomoro fa e che prova a raccontare alla città. Qui siamo a Panecotto, è un ristorante etico. Etico e racconta un po' il nostro modo di fare sociale. Un ristorante che funziona e la gente qui entra non perché è sociale, ma perché è figo, ci lavora gente che sa lavorare bene. Tra loro c'è Said. Tra l'altro Said cresce e nasce proprio anche in questo locale. Anzi, questo locale nasce attorno a Said. Lui è arrivato in Italia a 13 anni, ci ha raccontato la sua voglia di cimentarsi con la cucina. Ed è uno dei motivi per cui la cooperativa ha deciso di vivere e far vivere questo locale. E ora Said qui ha iniziato a lavorare ed ora è il responsabile proprio di questo posto. Io sono egiziano, sono arrivato in Italia quando avevo 13 anni e mi sono trovato a Matera, dove ho conosciuto questa cooperativa sociale. Lavoro ormai da 6 anni, adesso sono il responsabile completamente del locale e visto che abbiamo tantissimi prodotti locali a chilometro zero, ci mancava la birra artigianale. Abbiamo avuto questa idea fantastica perché visto che abbiamo tutto a chilometro zero, tutti i prodotti lucani, ci mancava proprio il prodotto fatto da Matera, col malto materano. Abbiamo aperto questo birrificio che fa parte comunque della cooperativa, che
e ci dà ancora più forza perché ci fa capire che noi siamo in grado anche di poter aprire altre attività per poter avere ancora più business. Che poi il valore aggiunto di questo posto è proprio poter crescere e vivere all'interno di una rete di servizi offerta dalla cooperativa Il Sicomoro, perché da solo non vivrebbe. Ci sono gli anziani che coltivano le spezie, ci sono i progetti per migranti che continuano ad alimentare le attività nei terreni, e tutta una rete di persone che, pur lavorando in progetti diversi, con finalità diverse, sposano e condividono gli stessi obiettivi. Allora, signori, noi stiamo spellando la birra più buona di tutta Matera. Alla vostra salute. Allora, iniziamo a camminare facendo le sogliole. Sogliole. Sono Vecchi Carro di Matera, nato il 30 aprile 1930, residente del Sicomoro, casa di cure Brancaccio. Io sto bene qui, sono 6 anni, ci trattano bene, non mancano niente, qui è una casa nostra, viviamo con gli amici, siamo tutta una famiglia. Viva! Grazie Luca, Said, and to all our friends from Sicomoro. E grazie a tutti gli amici del Sicomoro.